Noi siamo fuori adesso dei bottini, come si può notare la porta è chiusa, è la cosa che noi non vorremmo, cioè vorremmo che, i bottini avessero la porta aperta, anche non solo fisicamente ma proprio come fruibilità. E la nostra ambizione, dicevo prima, è quella di mettere a sistema questa nostra ricchezza insieme alle altre, ma dovremmo prima portarla in sicurezza, dovremmo vedere, esplorare esattamente fin dove arrivano questi conicoli. Insomma, c'è da attuare un progetto per la messa in sicurezza e la valorizzazione di questa cosa, ecco, che noi abbiamo. Un progetto che per la verità abbiamo già mandato alla Regione, all'assessorato all'ambiente un po' di tempo fa. Non siamo stati fortunati ad avere grande attenzione. E basta pensare che questo si collega anche alla storia di Irsina. La storia di Irsina vuole che attorno, nell'immediato circondario di Irsina, c'erano i famosi orti. Bene, i famosi orti venivano alimentati con l'acqua superflua, con l'acqua residua della fontana, che serviva anche ad alimentare per bere il paese all'epoca. E riportare alla luce questo sistema, quindi anche il sistema degli orti, non sarebbe una cosa sbagliata, anzi è una cosa auspicabile. Noi vorremmo che riuscissimo a trovare, mi auguro che da questa telecamera riusciamo anche a trovare l'interesse giusto, perché questo nostro progetto possa essere preso in considerazione e, perché no, finanziato e date alla fruibilità dell'intera collettività regionale e interregionale questa nostra ricchezza. Ci troviamo all'interno della fontana. Fontana Vecchia, che è una delle, forse la più importante, in ogni caso la più reclamizzata, la più nota, delle fontane che caratterizzano, presenta Irsina, e che caratterizzano il sistema della raccolta delle acque e che poi importano alla fontana all'esterno, dove, come dire, questa fontana grande, fontana vecchia, e ci sono 13 bocchettoni, sì, che tirano acqua 24 ore su 24. Questo è il curicolo allora, più grande. Sì, questo è quello più grande, che non finisce dove vedete la parete, va oltre, è stata chiusa quando sono stati fatti i lavori e arriva a un certo punto, diciamo che è più o meno la stessa lunghezza che c'è adesso, arriva a un certo punto, c'è la roccia Puddinga, che è un conglomerato irsinese, proprio detto conglomerato irsinese, dove si vede i rivoli dell'acqua che scende, ed è la sorgente, la prima sorgente. Adesso non si vede perché è chiuso, però si vede da dove esce l'acqua. Questi sono di epoca romana, però i primi cenni su carta si hanno dal 1400, quindi voi vedete l'acqua a terra perché si è stato chiuso un camino di aereazione che fa in modo che l'acqua tende a rimanere giù. Invece qui, che è stato chiuso, l'acqua, vedete, i muri sono più umidi. Vedete i mattoni di roccia arenaria, quindi sono molto, molto vecchi. Quello che è stato messo dopo è tutto un di più. Invece dall'altra parte, l'altro cunicolo che c'è, che si va quasi ad altezza d'uomo, poi arriva a un certo punto, è per un centinaio di metri, arriva a un certo punto, è caduta dalla terra, chissà quando, e non si va oltre, però ripristinando sicuramente si va oltre. In più ci sono altre due gallerie laterali, di là, ci sono altre due gallerie laterali, che si entra ad altezza d'uomo e arriva a un certo punto, saranno una quindicina di metri di lungo, arriva a un certo punto, non si va avanti perché il calcare che c'è nell'acqua ha formato delle stalattiti, sembra una grotta di un presepe, è molto caratteristica. Vorremmo portare alla luce la fontana, quindi i cunicoli che ancora sono da scoprire, vorremmo portarla alla fruibilità.
Alla fruibilità vorremmo portare le altre due fontane, Peschiera e Festore, e fare dimostrare che esiste questo sistema delle acque e insieme alle altre, quindi come fatto caratteristico, come fatto anche storico, insieme alla statua di Santa Eufemia, alla cripta di San Francesco, alla stessa cripta della cattedrale. Tutte queste emergenze mettere a sistema e fare in modo che a Irsine ci possa essere un punto di attrazione turistica e quindi di valorizzazione da questo, dal punto di vista turistico e culturale, e dare con questo quindi una mano allo sviluppo di questa cittadina.